Ben ritrovati amici di Safe Drive Motorsport, Campionato Italiano Rally, sarà quello l'argomento principale di questa puntata, non solo, ma partiremo sicuramente da lì perché la stagione sta volgendo al termine, come si suol dire, oramai manca soltanto una gara alla conclusione di questo campionato tiratissimo e per parlarne ci ha raggiunto ancora una volta in studio Giulio Marc d'Albertone, responsabile della comunicazione per Peugeot Italia. Ben tornato e ben ritrovato Giulio. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Allora siamo 6-7, reduci da questa gara rally di Roma Capitale, la quinta edizione, una gara importante, dobbiamo dirlo, perché eh, si è svolta in concomitanza con la serie anche del campionato europeo, eh, Peugeot Italia. Quindi Paolo Andrucci e Andreussi, la Peugeot 208 di 16 R5, in betta ancora al campionato. Anche se questa gara si sapeva che non avrebbe chiuso probabilmente del tutto la vicenda del tricolore, però ha visto un pochino a riavvicinarsi gli avversari, Campedelli in primis che lo ricordiamo ha realizzato una bella doppietta e ha vinto anche la generale quindi insomma in vista di Verona si pronuncia un altro finale bello tosto direi. Sì sicuramente ce l'eravamo detti fin da subito che molto probabilmente Verona sarebbe stata l'ultimo punto in cui si decideva tutto il eh, rally di Roma è stato molto eh, intenso perché la tappa 1 è stata abbastanza positiva avevamo un buon tempo tutto sommato sugli avversari e abbiamo vissuto un problema la domenica mattina in tappa 2 quando un leveraggio del, del cambio si è allentato e ha obbligato Paolo a fare le prove speciali della mattinata, prima in prima, poi in seconda e poi in terza fissa. Questo ha, ci ha comportato un allungamento dei tempi, abbiamo accumulato un, uno svantaggio sui concorrenti, ma è rientrato a Parco Assistenza i tecnici sono riusciti a sistemare il, il problema e poi Paolo è partito a pallettone. È riuscito a recuperare diversi secondi, e alla fine siamo arrivati terzi, quindi consolidando un primato in campionato che adesso ci vede a 5 punti e mezzo dal, dagli inseguitori. Insomma, non vogliamo. Eh della sfera di cristallo però dobbiamo dire che ci sono c'è cioè Campedelli lo abbiamo nominato però anche Scandola teoricamente e matematicamente è ancora in lizza per, per il titolo comunque anche perché lo ricordiamo Verona ha un coefficiente di e mezzo, quindi i punteggi sono più elevati dobbiamo dire che lo scarto tra primo, secondo, primo e terzo non sono elevatissimi sono un po' di più rispetto a quella che è la media però è chiaro che qualora ci fosse qualche inconveniente qualcuno dovesse arrivare un po' indietro beh è ovvio che il vantaggio e la possibilità di aumentare aumentare il vantaggio o di recuperare punti si farebbe molto consistente, dicevamo c'è anche Scandola che corre in casa Verone è sempre andato molto molto bene naturalmente, quindi Campedelli e Scandola teoricamente potrebbero anche rubarsi un po' i punti a vicenda è, è un, un ipotesi... po' come è successo questo weekend, sì. che hanno lottato al vertice appunto per eh, chiudere in, in bellezza e, e poi l'abbiamo visto anche in tappa 1 i primi, i secondi e i terzi erano in 5,2 secondi e questo si ripete anche un po' in classifica generale, perché Paolo ha 5, ,5 punti e mezzo su Campedelli. Ce ne sono 10 su Scandola in aggiunta, quindi insomma eh, sono tutti lì. Eh, non dico che i giochi si siano riaperti, sicuramente, però Campedelli si è fatto, si è fatto vedere, eh, ha fatto una bella gara. Su e... questa cosa, scusami Giulio, dimmi la verità, avevate individuato un pochino più Scandola forse? come l'avversario che si sarebbe riavvicinato, Ve lo aspettavate, vi aspettavate qualcosa di più in questo senso dal pilota della scuola rispetto a Campedelli oppure no? Guarda, personalmente io mh, avevo focalizzato l'attenzione su, su Scandola, poi è chiaro che ogni rally, ogni gara veramente può cambiare tutto ed è successo questo anche al Rally di Roma. Eh, adesso vedo una lotta a, a tre ed è evidente. Campedelli, lo stavo dicendo prima, ha fatto una bella gara, quindi sicuramente molto positiva, Paolo però non sta mollando un secondo e quindi vogliamo, vogliamo arrivare a Verona con le migliori condizioni. Giulio, rimaniamo qua un attimo, solo un po' di pazienza perché adesso è arrivato il momento invece di lanciare le news dai campi di gara e poi torniamo per parlare di rally, ma non solo, quindi restate lì. L'autodromo Insedino Ferrari di Imola ha ospitato la quinta prova del campionato italiano Formula 4 Powered by Abarth. In gara 1 il poleman, e il neozelandese Marcus Armstrong della prima Power Team ha concluso la prova al primo posto senza mai cedere la posizione. Il podio è stato completato dall'olandese Job van Uitert della Jenser Motorsport davanti al tedesco Lirim Zendeli della BVT. Gara 2 è stata segnata dalla pioggia che ha costretto la direzione di gara a dare il via con un gruppo accodato dietro la safety car. A centrare la vittoria è stato in questo caso Van Uitert, primo sotto la bandiera scacchi con un margine di 7 secondi e mezzo nei confronti dell'estone Yuri Vips del Prema Power Team. In recupero dalla terza posizione, al terzo posto l'indiano Kush Maini. Gara 3 rispetta almeno in parte il copione di gara 2 con la lunga la vittoria dell'olandese Van Uytert, primo davanti all'italiano Leonardo Lorandi della Baytec e al neozelandese Marcus Armstrong del Prema Power Team. L'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ha ospitato la sesta e penultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo. In gara 1 il rientro in campionato di Mirko Venturi è stato festeggiato con una bella vittoria in coppia con Stefano Gai. L'equipaggio del Black Bull Swiss Racing con la Ferrari 488 ha preceduto Schirò, secondo, anche in questo caso su Ferrari 488, mentre Zampieri e Gianmaria hanno chiuso in terza posizione alla guida di una Lamborghini Huracan. In gara 2 Frassinetti e Beretta, portacolori della Ombra Racing, hanno portato al successo la loro Lamborghini Huracan. Il podio è stato completato da Trelouie e Ghirelli, secondi su Audi R8 LMS e da Veglia, terzo su Lamborghini Huracan. Ora, in vista dell'ultima gara di campionato, sono ben quattro gli equipaggi racchiusi in soli 17 punti. Ben ritrovati nello studio di Safe Drive Motorsport con noi Giulio Marc Dalbertone, responsabile della comunicazione per Peugeot Italia. Giulio, allora stavamo eh, parlando naturalmente dell'italiano Rally, abbiamo delineato un po' quelli che potrebbero essere gli scenari, sicuramente molto interessanti, del Rally due valli che chiuderà la stagione. Avevamo detto del titolo italiano due ruote motrici conquistato da Pollare e Priciotto, però avevo iniziato a lanciare il discorso del top 208. Ci sono dei piloti che sono in gran bagarre, lo ricordavamo, la vostra iniziativa da qui emergerà, verrà pescata. Letteralmente il pilota che correrà con voi nello Junior nella prossima stagione. Eh, beh, mi sembra che il livello sia molto buono, eh. le prospettive anche in questo senso direi che non sono niente di Sì, male. è molto, molto positivo. C'è una bella lotta al vertice, eh, l'abbiamo visto anche nei confronti di Marco Pollara che ha lottato duramente con Damiano eh, De Tommaso. Dice, questi qua pestano, eh. Ma d'altronde Damiano vuole arrivare in testa, vuole veramente consolidare il vantaggio che ha in, sugli altri concorrenti e sta facendo un bel campionato. E le premesse ci sono tutte perché possa essere lui il pilota designato per il Team Junior 2018 con Peugeot Italia. Sei, sei, sei pronto per Verona? Perché è un bel weekend, devo dire la verità. È eh? un weekend intenso perché c'è tanta carne al fuoco, e ci sono tante aspettative e come dicevo prima ci stiamo preparando in maniera uh, seria, ancora più di quanto abbiamo fatto fino ad ora con, Uh, un' grande uh, organizzazione che sta dietro le spalle di quella che è poi la performance che i piloti realizzano durante i weekend di gara, quindi siamo confidenti di poterla affrontare nel migliore delle condizioni. C'è ancora qualcosa da spremere da questa 208 T16, qualcosina da aggiungere per questa gara? Secondo Ma te. guarda, uh, si tratta semplicemente di regolazioni perché la macchina è andata veramente molto bene. A parte il problemino tecnico del certo, leveraggio che è una cosa même. che può capitare. Certo. La macchina è molto bilanciata e ho visto sia dai commenti di Paolo che anche di Marco, chiaramente per loro, a seconda della vettura, sono entrambi contenti di quello che è il setup dell'auto, dell di come sta performando. Quindi eh, modifiche sostanziali non ce ne saranno, saranno affinamenti in funzione di quello che sarà il percorso diverso chiaramente. Cambiamo argomento, eh, te ne lancio un altro molto interessante, Peugeot 308, vabbè lo sappiamo, la no? nuova Peugeot 308 che è stata poi eh, presentata di, di recente sicuramente, ma questa 308 Racing Cup, macchina eh, che abbiamo visto protagonista ovviamente nei campionati TCR, quindi sulle principali piste italiane, derivate dall'esperienza però nel campionato italiano velocità montagna, in realtà non come Peugeot, come gruppo con la C3 Max, adesso è invece questa Peugeot 308. Che ha fatto il suo esordio alla Gubbio Madonna della Cima, una gara molto particolare, dobbiamo dire, considerata un po' la Monte Carlo. Ecco, delle gare in salita, perché è più piccola, è con percorso più compatto, è molto spettacolare, c'è tanto, tanto pubblico. Eh, insomma, direi che le cose non sono iniziate male. Eh? No, assolutamente. È stata una gara molto bella ed è figlia fondamentalmente di una sorta di, non dico sperimentazione, ma comunque di un. Uh, un tentativo di mettere uh, in un uh, contesto diverso quella che è una vettura, la 308 Racing Cup che abbiamo utilizzato finora in uh, circuito. Abb abbiamo voluto uh, far debuttare nel uh, campionato uh, mont velocità montagna con un pilota sicuramente molto abile che è Emiliano Perucco Orfei, che è riuscito a fare i 4 km e poco più, in, uh, veramente con uh, il, uh, tenendo il Sospeso il fiato e portando a casa un bel risultato. È arrivato secondo della categoria con eh, pochissime modifiche, poi oltretutto rispetto a quella che è la 308 Racing Cup in assetto da, da pista. Um, semplicemente pneumatici con spalla più bassa, Pirelli, più mescola molto morbida e una differente regolazione di quello che è l'alettone posteriore, ma altre modifiche non sono state fatte. Progetto che continuerà, Giulio, questo o è stata un'esperienza così ehm... estemporanea? Quest'anno abbiamo voluto provare per vedere quali potessero essere le potenzialità. In realtà la macchina ha risposto molto bene, quindi un ragionamento possiamo farlo per l'anno prossimo. Dobbiamo fare un po' il piano, ecco sicuramente. Senti cioè, Siamo in chiusura, quindi velocemente ti lancio l'ultima palla che è quella Rallycross, dove va bene, non siete impegnati direttamente come Peugeot Italia, però Peugeot fortemente sì, con il team Hansen un supporto praticamente ufficiale con una grande squadra. Come sta andando questa stagione? Guarda, il weekend che si è appena concluso, quello della gara a riga, non è andato benissimo, anche se poi abbiamo portato a casa l'ottavo podio per Peugeot. Con un terzo posto di Leub non completamente soddisfatto della performance. Siamo ancora secondi in campionato generale come classifica costruttori, come team, e l'obiettivo è di cercare di arrivare primi in un podio nelle restanti gare, perché ne mancano due: c'è la tappa tedesca e poi quella in Sudafrica. Sicuramente l'auto è competitiva, c'è un po' di lavoro ancora da fare in quest'ottica. Beh, noi ci vedremo a Verona, sicuramente lì saremo presenti con, con Codice Relli e Chiaro e poi ci ritroveremo in studio insomma, per fare un po' il bilancio di fine stagione. Quindi ti ringrazio, lo ricordo, Giulio Marc D'Albertone, responsabile comunicazione Peugeot Italia. Grazie Andrea, allora ci vediamo a Verona. Grazie davvero e per quanto ci riguarda invece proseguiamo con la nostra programmazione, spazio come sempre, quindi ora alla rubrica Racing Time.